10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccolo qua! Redlock 9, Muciaccio, 4. Attenzione, dire, attenzione ragazzi, attenzione. C'è uno scambio tra i due allenatori. No! no ragazzi, è una pantomima, è una pantomima. È una pattumiera una, una cateta. Cateta. Io, molto ah. forti eh? <ride> però, dai, Mirko, è un po' pattugliera. Eh, sappiamo che sono veramente un altro pianeta, <ride> però possiamo fare meglio. Possiamo fare di meglio, ma tutti quanti noi, e non solamente <ride> Abbiamo il traggio, ci, ci molto meglio la prima partita di Lick e il Masseo un troppo una mezza squadra per poter competere contro questa squadra. Altrimenti stracciano un'altra volta. il campionato, Secondo te, però, vedi un miglioramento? Chiedono, netto. Comunque il primo tempo abbiamo giocato bene, non abbiamo Eccoli. giocato male. I miei ragazzi andano un po' male con le avanti, un po' di gol sbagliati. Loro comunque tante volte anche sui rimpalli stanno sempre sulla seconda palla ne e segnano. Il sono oh, bravi ragazzi. ma sono anche fortunati. Però come sappiamo la fortuna aiuta gli audaci quindi complimenti a loro. Qualche una parola sull'arbitro? Comunque. Allora, no. inizio partita ho detto che valeva di un bucchino. Non arriva neanche a 50 centesimi. Eh. So. Parole pesanti, grazie mister e complimenti di essere stati al gioco. No, no, punto esclamativo, muciachios. Punto esclamativo, tutta... muciachios ragazzi, per <ride> seguirli scappiamo. su Instagram perché meritano un grande seguito. Dopo che hanno perso questa partita, ma hanno trovato un grande presidente in panchina. Grazie, e grazie. voglio un grande applauso per Chef Franco, oh, il vero cuore. Grazie, grande Chef Franco, grazie, grazie. grazie. e, e un un cuori po per, per, eh, il e Un po' di no, fischi anche no, per il Mastella. No. Un po' di fischi, no, fischi. Quindi adesso Dalila e Luca ci sono, magari sentiamo a casa. Interviste flash, perché comunque è una partita di cui non c'è stata storia, ma voglio delle interviste flash, perché comunque i Redlocks sono a punteggio pieno, i Mucciazzo sono aver pareggiato con la prima e perso sì, la no. seconda, hanno tanto da dire, la lingua biforcuta dei serpenti. Dopo super lingue. annuncio chat! Super Attenzione. Allora, ringraziamo i due presidenti. Ringraziamo Franco. Grazie, 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 signor Masseo, complimenti. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. E voglio una proposta Franco, anche con il freddo, la prossima giornata la voglio Va bene, qua. va bene. Dalila grazie a voi, e grazie Luca. Di Vero Soli, grazie Forza mille, sì, ragazzi. Noi siamo già qui. Forza. Sono qua con noi, sturniamo. Ah, l'essere perfetto, e è Mario. Cruz. Sturniolo. Esatto. Vabbè, allora, tutti i vostri, dai, prego, prego. Allora ragazzi, 31 gol in quattro partite per i Redlock, ma che cosa bisogna fare qui per sconfiggervi? Che cosa dobbiamo fare? Eh, devono fare più gol di noi Esatto, <ride> esatto. <ride> eh, Incredibile squadra, ma l'avete visto Sergio Cruz Pereira che va in scivolata quando siamo sei davanti? Era, era, era qui davanti, era qui, era qui, era qui. Assurdo ragazzi eh, poi c'è perso sollare qualcosa di brasiliano, non ho capito. Poi una fame senza eguali. Questa squadra siamo, <ride> siamo proprio forti. Siamo proprio forti. Siamo brutti ma poi una questo ragazzo. Aspetta, scusa un attimo, questo ragazzo lo frequentiamo ogni giorno. Ma ogni giorno ci impressiona. Sì, come se non fosse il primo così, giorno, che poi no. No. Asp... No. No. Asp... ah, beh, ti aspetterai di vincere il premio di GOT? A me non interessa quello, a me mi interessa la terza Coppa. Non sono Troppa indiabili. umiltà! Basta! Perché, stai, perché stai forte? Eh? Io ho una domanda seria, io una domanda serissima, molto importante. Perché tu sei bagnato Fradicio e lui è asciutto? Perché, allora perché è pelato? prima e, di no, infatti, no, la testa perché non è bagnata? E, e poi perché se i miei calciatori prendono acqua, prendo acqua pure io. Sono che fai scherzi? Ma no, no, non ha senso questa cosa. Loro fanno il team così. E te, te sei giuventile e ti fila la fucina, sei il peggio del peggio e non capisci un cazzo. Ma io perché? Ma io perché faccio l'Inter? No, ma te però non, non, non si vuole neanche far così. Tanto qui sta diluviando. Eh, I bucciolos hanno dichiarato che non lasceranno dichiarazioni. Ce ne sono andati, hanno chiuso così in bellezza. E eh, invece no, hanno ritrattato. È arrivato dal presidente. E anche l'allenatore. E anche il vice allenatore. minchia ma sono tutti. È arrivata la famiglia. Prego, presidente. Che ci vuole di? Ma se facciamo così, mettetevi in mezzo. In mezzo, in mezzo, in mezzo, in mezzo. In mezzo. Poi... Ci hanno messo già in mezzo. Che è no, successo in questa partita? No, no, no niente. Secondo me, abbiamo, abbiamo fatto bene la prima parte, ottima. E poi dopo abbiamo perso un poco i nostri riferimenti, Fabiano è importante per noi però diciamo, non ce la faceva più dal punto di vista della tenuta e quindi abbiamo avuto meno soluzioni proprio dal punto di vista numerico e, e, e rispetto poi al fatto che comunque senza togliere meriti a nessuno perché veramente i ragazzi secondo me sono stati incommiabili tutti e l'assenza di Fabiano si fa sentire, insomma per noi è tanta roba là dietro. Quindi la squadra comunque funziona, non c'è nessun problema all'interno dello spogliatoio? No, no, dico, però che cosa, cosa manca allora per iniziare a fare punti seriamente? Sarà competere per questo girone segnare, ragazzi. Siamo poco concreti a volte davanti alla porta. È vero pure che abbiamo giocato contro dei Colossi. Faccio i complimenti ai Redlock. Cioè non hanno perso una partita. Eh, speravamo ovviamente di sfatare questo tabù, però, vaiù, sono fortissimi. Però devo dire la verità: nel primo tempo secondo me abbiamo giocato alla pari. Nel secondo ci siamo mangiati un po' di gol. Cool, eh... Però è andata così, eh, spera sperando di rifarci poi. Tra due settimane che riparte il girone di ritorno, è fattibile credere ancora nel secondo posto. Ci crediamo che la qualificazione possa avvenire tramite i primi due posti. Il primo ormai di Rackdog già convalidato, però anche nel secondo posto oppure ci si contenderà ai playoff. No, ma crederci, crediamo, altrimenti è inutile salire e farsi 800 km ogni volta per giocare due partite. Comunque, in poche ore i ragazzi sanno c'è tutto un giro di ritorno da fare. E quindi le possibilità sono aperte. Sta a noi, ovviamente. Dobbiamo migliorare tanti aspetti, essere più concreti e, ovviamente, cercare di fare il meno errori possibile. Va bene. Dobbiamo sperare pure che un po' di episodi ci girano un po' meglio sotto tutti i punti di vista, non per fare polemica su qualcosa che già, della quale abbiamo già parlato abbastanza, però insomma proprio in termini pure qualche conclusione un po' così, insomma che qualche palo che prendono loro, qualche palo che non prendiamo noi, qualche parata un po' meno determinante, un errore pure da parte loro, perché noi qualche errore lo commettiamo, contro di noi sono tutti quanti invece perfetti e inappuntabili, tranne gli arbitri però. Ma io, non, io queste polemiche... guarda, mi rifiuto, passo Daila, mi rifiuto. Ragazzi, chi temete? C'è una squadra, magari oltre i Redlock, che temete di più? Quella arbitrale. <ride> no, no, <ride> questo no, è bellissimo. Mandali via, mandali via no? bellissimo. ragazzi, guarda, La risposta più bella che mi sia stata data stasera. Grazie mille, ragazzi. Grazie mille e complimenti, perché comunque c'è stato un grandissimo salto di qualità e questo è innegabile. Ascolta, mi dispiace che purtroppo la scommessa col non la possiamo fare. Sarebbe stata una clip bellissima. Io che arrivo da dietro, tipo. Gli schiacciano casa... la casa. Però fa... riformuliamone un'altra, vai. La facciamo, facciamo. Fin quando il Massè non perde, alla pre... c'è qualcuno che vuole. Mirko? Spero mi distrutto. Non mi distrutto. No, Mirko? Grazie a parte la pioggia in generale. Siamo veramente tutti quanti, tutti della GOT. Siamo dei guerrieri, perché non è facile organizzare tutto questo sotto la pioggia. Complimenti a tutti quanti, vivamente, perché bravi 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 poi vabbè poi noi in mezzo al campo ok voglio dire solo una cosa se quest'arbitro viene arbitra un'altra volta aspetta aspetta no eh, sono serio sono serio arbitra noi non giochiamo se quest'arbitro viene perché si è preso una confidenza con me assurda due tre volte e non si deve proprio permettere in generale ma no con me con tutti quanti perché comunque abbiamo tutti quanti un certo spessore qua e si è lamentato anche Stornacchio amico, come si chiama si sì, Storniolo eh, eh, Storniolo Bell Sornacchio è bellissima. e ha detto che ne parlava anche lui con la Liga perché non, non è possibile prendersi prima di tutto ok si può sbagliare tecnicamente in campo si può sbagliare, siamo umani certo. ma prendersi la confidenza, con noi comunque siamo qua io mi sono svegliato alle 4 stamattina per venire qua e protestare voglio protestare per una dimessa laterale, lo posso fare no? no, no non devi protestare per una dimessa laterale poi ti ritorno in faccia, ma perché queste cose? cioè che senso ha? Io ho detto, la prossima volta che quest'arbitro avviene ad abitare noi non giochiamo, l'ho detto. Chiediamo ufficialmente agli arbitri di essere più professionali e più seri. Ma è semplice, ma non penso che ci voglia tanto, no? Perché, ripeto, si può sbagliare in campo, si può sbagliare. Siamo umani, però al fuori del campo si deve essere prima di tutto educati, soprattutto con noi, che comunque prendiamo tanti come voi, anche perdiamo tantissimo tempo per venire qua e non dobbiamo essere trattati così, soprattutto dagli arbitri che vogliamo. noi li rispettiamo, però dobbiamo avere anche rispetto da parte loro. Va bene, un messaggio sia da parte di Mirko sì, su cui sì, concordo. Arbitri, attenzione perché qua secondo me rischiate che qualcuno vi no, la spacchi la vi faccia. No, <ride> no, 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 no. Vi linci vi dal punto di vista la del lavoro, del lavoro ovviamente. Va bene, grazie. Mirko. Altra cosa? No, Mirko. No, Mirko, va so. bene così. No, Era un Mirko di venire, consolazione. La, la facciamo? Allora, noi facciamo alla prima sconfitta dei Redlock, perché prima o poi dovrà venire, sei d'accordo? Prima o poi arriverà. Noi lanceremo una brioche alla crema Sei sì, tu, tu Io tu, 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 tu perché sennò mi picchia In faccia al Masseo Lo promettiamo Instagram della Got League È una promessa Come i capelli corti Anche questa Qua la mano Ma sì Ma perché secondo me Prima o poi ragazzi Arriverà Devono perdere De Ma devono perdere Perché sennò Che cosa Cos'è cosa a fare un campionato Masseo, Chiamiamolo se mi senti, Chiamiamolo noi, Red Lock League Noi non ti temiamo Masseo Adesso mi senti Arriva qua E inizia a fare il suo personaggio Guardalo 3 2 Arriva Sta arrivando, ah, no Sono eh, qua, no, sono qua telefono. telefono Pancio, qui si sta distruggendo tutto si sta, mm, Stiamo vuole. andando via noi con tutta la pioggia Quindi ti ridiamo la linea Ciao raga Eravamo tre amici In al bar, bar che, che volevano, volevano cambiare. cantano